La situazione era un po' delicata. Per Angela ci sono state alcune complicazioni e i medici l'hanno portata d'urgenza in sala parto. Più di una volta passavano le dottoresse che mi vedevano vicino alla porta, io volevo entrare, e dice che non potevo entrare. Mi facevo tanti film. Non capivo ancora il problema qual era. Però dopo mi ha detto: stai tranquillo che tutto si risolve. Per fortuna tutto è andato per il meglio. Alle 13.30, in pieno giorno, è nata una piccola dea della luna, Selena. Sono passati 5 giorni dalla nascita di Selena. Il parto è stato più complicato del previsto e ad Angela c'è voluto del tempo per riprendersi dalla stanchezza. Ma oggi per lei, Christian e Selena, è arrivato il momento tanto atteso di tornare a casa. Che facciamo oggi? Mamma mia. Amo, quindi oggi vado in farmacia? Tre vitamine, non ti posso pigliare. Senza che un latte, come fa? La vedevo strana, infatti la prima cosa gli ho detto che quando è tornata a casa che non la vedevo bene. Però sapendo la situazione sua io la capivo e non gli dicevo più niente. È stato proprio perché il parto era doloroso, proprio per me. Delle contrazioni, mamma, insopportabili. Infatti dicono il primo magari, però il secondo vai libera. Intanto io non me la so cavata così. Lui che sta? Ci ho visto, voglio partire il gioco. Angela e Christian hanno organizzato la festa per l'arrivo di Selena nei minimi dettagli. Mancano solo gli ultimi giri prima di arrivare a casa e iniziare i festeggiamenti. Adesso che è tornata a casa, però, Angela non si sente dell'umore giusto per godersi la festa per la sua bambina. Sono arrivata a casa e ho trovato tutto il tavolo preparato, con i confetti, i marshmallow, tutte queste cose qua. Mi sei contenta che sei a casa? Ho visto che poca che posso uscire. Mi gustavo, perché? Ti ringrazio. Il primo giorno che sono uscita dall'ospedale volevo, diciamo, non dico un'oretta, ma mezz'oretta di riposo. Anche perché comunque ho avuto, diciamo, tipo il post-parto, quando torni a casa mi sentivo tutta nervosa. Quindi cioè, non è caduto qua, meno la non è solo. Ho iniziato a battaglia. Ho iniziato a battaglia per due. Ora ritevo. Fra una mezz'oretta invece mi veniva voglia di piangere, volevo ritornare all'ospedale di nuovo con la bimba. Amore, vedi che dice? Vedi? Quanto muova, guarda. Sto andando così con il naso, non lo so. E mi sono detto, ti sto portando. Attacchi la bambina e magari non ti succia, oppure si fa nervosa lei e quindi... ti arrabbi anche tu perché non sai come devi gestire la cosa. La bottiglia non lo sapevo. Fa schifo. L'inizio di questa nuova vita da mamma ad Angela sembra tutto in salita. Ma le prove per lei sono appena iniziate.